Ah, ma quanto è bello, sta bloccato sul raccordo con sta rietta fresca. Ed è André. Ah, buongiorno Trio. Buongiorno. Seppure stiracchiato, si sta proprio fermo. La vita è tutta fatta di prospettive. Bravissimo questo amico che sappiamo chiamarsi Fabio, perché si è firmato nel messaggio e non nell'audio, che lui giustamente dice: io sono bloccato, mi godo la radio, mi godo Chiamate Roma, che vi ricordiamo va in onda fino alle 1000. Poi quando tu arrivi in ufficio, sul posto di lavoro, ti prendi la tua sacrosanta pausa caffè. Subito, perché sei stato bloccato nel traffico. Che cazzo. Poi c'è la scusa, mi devo lavare le mani. Non esatto, mai quello, cioè. Io sempre, poi, quando arrivo, ritorna e fa: ah no, però devo andare in bagno. Esatto, c'è il collega fa: ma te le sei lavate le mani? No. La borraccia, l'hai riempita? No. È che è scortese se qualcuno ti propone un caffè dire di no. No, è chiaro che siamo. È bellissima l'esperienza di tanti e tantissime ascoltatrici che hanno fatto un periodo di lavoro anche breve all'estero, dove la pausa caffè praticamente non esiste. Quindi loro sono rimasti sconvolti. Pausa sigaretta? Sì. Come la puoi chiamare? Ma non lo so. Ma anche se ultimamente il caffè, avete visto, abbiamo già parlato, sta prendendo piede un po' in tutto il mondo. Però non è quel rito lì che abbiamo noi. Ma no, perché poi il nostro espresso è proprio pausa, perché è breve, ma piccolo. Ragazzi, l'espresso passa in secondo piano, lì è la chiacchierata davanti al caffè. È famoso camera caffè, credo appunto. Siccome il format era internazionale, sarebbe interessante capire in quali paesi si va lì a dire: ma tu lo sai che è il capubbio? No. Arriva. Di che stavate parlando? No. La Lazio quest'anno non va. No, ma sembrava parlaste di altro. No. Chissà Milano. Che noi qua niente, perché abbiamo la macchinetta lontana. Vero, lontanissimo. Ce le perdiamo queste cose. Siamo quattro gatti, siamo purtroppo quella roba lì. Non ci abbiamo niente. Ci arriva Patrizio? Perché qualcosina arriva. E perché a noi no? Perché parlate di noi? Perché noi siamo l'oggetto. Ricorda sempre che se non ti arriva, vuol dire che sei tu. Se non sei coinvolto nel gossip, tu sei il gossip. Qualcuno dei vostri messaggi. In realtà, ragazzi, per i video terminalisti, cioè praticamente tutti gli impiegati, tutti quelli che stanno attaccati al computer, è obbligatorio per legge staccarsi dal monitor, dal computer, per 10 minuti ogni 2 ore. Quindi diciamo che non è una pausa caffè istituzionalizzata, però è obbligatorio staccarsi dal computer per almeno 10 minuti ogni 2 ore. Ciao! Grazie, giusto, correttissimo. È una cosa che ti dice sempre anche l'oculista. Cioè, quando ti fa la visita, dice: senta, ma lei passa tanto tempo, appena può, stacchi. E poi ti dice sempre: mi raccomando, non faccia l'errore di guardare per ultima cosa il cellulare e l'iPad. No! Mai fatto! Mai. Ma si figuri, ancora, vai. Ciao Trio, yes, la dude. Ma lo sapete che negli Stati Uniti ci sono delle ditte che ai loro dipendenti, se in pausa pranzo fanno attività sportiva, concedono mezz'ora più di tempo di pausa pranzo. È che io l'ho ascoltato più velocemente prima, quindi grazie, originale, senso è che se tu dici, perché poi non è verificato, il senso è... stiamo per andare in pubblicità se andiamo così in letto. Mi è piaciuto molto anche dopo il saluto, poi il dito che si è spostato lentissimamente verso la chiusura del messaggio. Ma sai perché? Perché sei un pausa caffè che in Uzbekistan. Massimiliano, bravo, se la finisce. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Il tuo è un appello disperato. Sì. Fatemi tornare sul posto di lavoro, basta smart working. Perché? Sì, ragazzi, io in smart working e pausa caffè ci ho fatto 2 figli. Voglio ma come? Spero con la telecamera chiusa. Esatto. Chissà, magari spero. Dipende che lavoro fa Massimiliano. Dipende. Sei su OnlyFans. Massimiliano, sei tra quelli che ci ha scritto i miei nudi nel profilo? No, non credo. Possiamo sapere, diciamo, categoria merceologica, di che cosa ti occupi, senza andare troppo nello specifico? Commercio. Commercio. Ma queste pause caffè quanto durano? Durano tanto, ragazzi, tante call durano tanto.
Ah, okay. Aspetta, però allora è uscito già fuori questo discorso. Durano tanto oggettivo da uomo o durano tanto oggettivo da donna? Cioè, in minuti, cioè, stai nei due minuti? Esatto. Sì, tre, tre. Tre. Qua entrami in un altro argomento, quindi. No, 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 basta dire sì o no. Ma sì, tu sai che questa è una trasmissione della onestà. Quindi, quanto duravano queste pause caffè? Ma 10 minuti, un quarto d'ora. Vabbè, bravo. Però, maestro, compresi i saluti alle call, comunque tanta roba. In un ipotetico campione interno hai stravinto, sei in Champions. Grazie Massimiliano, un abbraccio. Grazie, ciao.